Ethos Radio con Denise Cicchitti qui all'Aquilone, all'Aquila per la Fiera del Disco, e c'è proprio uno degli organizzatori in mia compagnia, Francesco Pozzone. Ciao! Ciao! Ciao. Allora, sono contenta di sentirti perché abbiamo parlato un po' anche fuori onda di musica. Mi hai fatto anche una sorpresa che non sono riuscita a non vedere. Sono assurda, eh? Parlando, sì. Denise mi ha detto che è una amante, una grande fan, sì, di Dalida. E allora ho pensato bene di farti dono. Grazie, io quasi mi 45 commuovo. Giri. Quasi mi commuovo. Della etichetta Barley, che era un'etichetta francese che però, sì, veniva distribuita in Italia dalla RCA. L'RCA, perciò mi aveva ricordo una distribuzione perché capillare enorme. La sua storia, io ti ringrazio veramente, mi hai commosso, non ricordavo neppure per quanto sia di mia, cioè nel senso la nomino sempre, quindi non mi ricordavo di avertelo detto. Mi hai fatto un bel regalo. Eccoci qua. Eccoti. Allora, sei l'organizzazione di questa Fiera del Disco, che è una cosa così emozionante perché ci riporta anche un po' indietro nel tempo, il fruire di vinile e di dischi anche nel 2024. Io ho iniziato a organizzare Fiera del Disco tanti anni fa, quando la maggior parte delle persone, anche dell'ambiente, mi diceva: ma tu sei sicuro che vuoi organizzare una cosa legata ad un supporto che ormai è stato dimenticato, non lo stampano neanche più? E io invece ci ho sempre creduto nel supporto fisico, nel vinile, nel 33 giri, nel 45 giri. E diciamo che dopo qualche anno abbiamo avuto il nostro riscatto, il nostro da collezionisti, il nostro da amanti del vinile, perché negli anni invece il supporto è stato fortemente voluto dai collezionisti, appunto, da quelli che frequentavano le fiere del disco di tutto il mondo, da quelli che erano i fan club, che comunque volevano il supporto fisico, non si accontentavano del CD o del brano del disco messo su piattaforme digitali. Certo. Perciò adesso in questi anni stiamo festeggiando alla grande il grande ritorno del vinile, che ormai possiamo dire non è una moda passeggera quella del ritorno in vivo, perché ormai è radicata da più di 10 anni forse. Beh sì, come dicevo anche agli altri ospiti, sono stati aperti anche tanti nuovi negozi, anche con bar, con dei luoghi in cui chiacchierare poi e fruire di musica. È un qualcosa che ci riporta al passato, ma in realtà che ci fa andare verso il futuro, perché la musica del passato è quella che poi ci guida anche al presente. Indubbiamente, indubbiamente. E anche tutte le realtà attuali della musica, dalla trap e tutto quanto, assolutamente, ormai non prescindono più dal vinile. Perciò insomma c'è questa grossa continuità. Perciò vedere dei giovani, lo abbiamo visto in fiera in queste ore, giovanissimi di 16-17 anni, bello, che cercano i dischi, il vinile, no? Capito? Certo. Senti, ma tu con la tua, oltre alla Fiera del Disco, cosa organizzi? Fai tante cose, ti occupi di tante cose anche in collaborazione, giusto? Sì, allora Music Day Roma nasce nel 2012, nasce come Fiera del Disco di Roma, poi nel corso degli anni si è ampliata in altre città. Siamo partner da 5 anni del MEI di Faenza, cioè più grosso festival italiano legato agli indipendenti, e siamo insomma partner del festival di Castellino del Lago, del Trasimeno Prog, da 4 anni, e poi in società assieme ad Ernie al Disco, che è il nostro socio che organizza con noi in collaborazione. Mi fa sorridere il nome, è un gioco di parole, Ernie al Disco. Sì. E in collaborazione appunto con l'Aquilone e con Ernie al Disco organizziamo la Fiera del Disco di L'Aquila, ma non solo, insieme a loro organizziamo la Fiera del Disco di Perugia, che ci sarà la settimana prossima, organizziamo Rieti, organizziamo Bari, organizziamo Napoli e tante altre città in giro per l'Italia. Beh, abbiamo parlato della storia della musica che fa passato, presente e futuro, ma voglio parlarti anche, o chiederti meglio, per te che sei un po' più grandicello di me, cosa pensi del mondo social, del mondo digitale, ma anche dei talent, quindi del nuovo modo per far fruire la musica? Devo dare una risposta. Devi essere sincero. Sincero, con me. Allora.
ci taglieranno, no, ci censureranno. No, no, ognuno è libero di esprimere. Poi ho cercato un po' di mediare, perché essendo giovane tendo a cercare, parlavamo di Alida e di Tenco, e quindi la storia è la storia, però io cerco di vedere del buono anche nel moderno. Per quanto ti riguarda, voglio che tu sia sincero. No, allora, sinceramente lo dico. Allora, per la prima parte della domanda, cosa ne penso del mondo social? Ormai è imprescindibile il mondo social per poter promuovere delle attività, per poter promuovere la tua arte e tutto quanto. Noi come Fiere del Disco, insomma, siamo presentissimi sui social, perché ovviamente non si può più prescindere. Il cartaceo è un supporto che ormai suscita poco fascino, poco interesse, perciò uscire su un giornale non ti dà la stessa visibilità, certo, di una bella pubblicità sui social. Per la seconda parte della domanda, quella più difficile, devo dire obiettivamente che i talent portano alla ribalta tantissime realtà interessanti, però con una facilità di visibilità troppo veloce, troppo istantanea, e perciò ci sono dei ragazzi bravissimi, molto talentuosi, che arrivano alla notorietà troppo velocemente e perdono quella che è la gavetta che hanno fatto Luigi Tenco, Alida, tutti, certo, quelli che attualmente sono da anni sulla cresta dell'onda. Beh, Luigi Tenco, credo che, voglio dirlo questo anche se non c'entra nulla, credo che con alcune canzoni come Angela o non so, sarebbe stato attuale anche nel 2024. Quindi questo è molto importante, perché invece voglio ricollegarmi al discorso dei social e, scusami, dei talent, che alcuni artisti, e non voglio fare nomi ora, anche gruppi, hanno avuto un grande successo anche mondiale e quant'altro, però quanto dureranno, ecco, perché le vere rock band, ad esempio, che hanno fatto la storia, i Rolling Stones per esempio, anche oggi nel 2024, con delle canzoni che hanno portato al successo, sono sempre i Rolling Stones. Chissà gli altri. I Rolling Stones sono una band che si è formata nel 60-61, poi il primo disco l'hanno fatto nel 63, ma loro prima di fare il primo disco avranno fatto forse un migliaio di concerti. Certo. E suonavano tutte le sere, anche a cachet bassissimi, però si sono fatti le ossa nei locali, quelli dove poi all'epoca si suonava, cioè c'era gente valida, perciò si sono fatti le ossa, si sono fatti strada facendo una gavetta mostruosa, e tutti i gruppi che hanno resistito nei decenni hanno alle spalle una gavetta pesante che gli ha anche dato la forza di superare i momenti difficili, di superare le mode, di superare i decenni, cioè il salto dagli anni 60 agli anni 70 è stato traumatico per molti gruppi, non parliamo del salto dagli anni 70, che erano gli anni impegnati della musica, sì, impegnata, agli anni 80, che invece erano gli anni della musica divertente, effimera, sì, e le hit da discoteca e via discorrendo. Chi ha resistito a questi passaggi è gente che aveva fatto una gavetta notevole. E quindi ricollegandoci al discorso che facevo prima, chissà, per quei sette gruppi sono appunto un po' con una punta acido ironica, perché la storia, ecco, quella che torna, quella è molto importante, quella parte lì è molto importante, secondo me. Sì, guarda, io frequento molto la scena, mi serve anche per le manifestazioni che organizzo, perché noi all'interno del Music Day di Roma, per esempio, o all'interno del MEI, come tutti sanno, organizziamo incontri con artisti, firmacopie, organizziamo, perciò sono molto presente nella scena live per conoscere nuovi artisti, nuove band e tutto quanto, per poter poi magari coinvolgere nelle mie manifestazioni. Ti dico che c'è un livello altissimo di musica che sta nei bassi fondi, no? Chiamiamoli così, però non riesce ad emergere, però c'è tanta gente veramente brava che ha tanto da dimostrare, che ha tanto da poter mettere su disco, però adesso c'è un po' meno attenzione per queste, perché adesso c'è, allora diciamo, le radio commerciali passano solo il commerciale, lo sappiamo tutti quanti, anche con quali criteri. La televisione di musica non ne passa più, se non appunto per lo spettacolare target
delle manifestazioni, diciamo prima, delle trasmissioni, diciamo quelle più legate ai talent che altro. E perciò la musica, chi ha veramente da dimostrare, spesso non riesce ad emergere, però ce n'è tanta. E noi siamo contenti, per esempio, che tre anni fa, quando è stato, i Måneskin hanno vinto il Festival di Sanremo, una band che suona rock, che veniva dalla strada. Io ci avrei giurato, da quando sono stati appunto al talent con cui hanno partecipato, ho subito detto loro faranno grande successo internazionale, e quando hanno vinto Sanremo sono stata tanto contenta come te. Sì, sì, perché sono quattro ragazzi che suonano rock, basso, chitarra, batteria e voce, come si faceva una volta, senza tanti fronzoli. Loro sono riusciti ad emergere anche in maniera inimmaginabile, cioè chi si sarebbe mai immaginato che un gruppo che avesse vinto il Festival di Sanremo un anno dopo sarebbe andato ad aprire ai Rolling Stones. Sì, condivido, siamo d'accordo. Però guarda, ce ne sono tanti, tanti di gruppi come loro che potrebbero emergere. Sì, basterebbe sì. Un po' di coraggio da parte dei talent scout. Tra le nuove leve, ho ascoltato i Santi Francesi che mi piacciono moltissimo. Ecco, a Sanremo 2024 non hanno avuto tutto questo successo, però secondo me avevano una completezza, per esempio in quello che avevano proposto, che forse, come dici tu, spesso non viene notata, ma chissà poi nel futuro cosa può accadere con le nuove leve. Noi siamo fiduciosi. Sicuramente, perché la musica è sempre un'emozione. Beh, vuoi aggiungere qualcos'altro riguardo questo evento? Ti stai emozionando a vedere tanta gente arrivare? Sì, guarda, oggi pomeriggio ne parlavamo proprio qualche minuto fa, abbiamo proprio un bel colpo d'occhio, tanta gente che cerca dischi. Dai dischi, noi diciamo, utilizzo questa frase, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Assolutamente. Perciò riusciamo ad accontentare un bacino. Ho visto infatti tutti gli espositori. Io non ho ancora guardato, vorrei vedere qualcosa, cercare qualcosa anche di Kate Bush, oltre che Dalida. Mi ha fatto un regalo grande. Adesso potrai anche magari andare a ravanare tra le casse. Vado. Tra poco. Io ti ringrazio, è stato davvero un piacere e spero di essere qui anche il prossimo anno, Francesco. Allora. Lo speriamo anche noi. Grazie. Grazie a te. Ciao.